Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo le frittelle di riso di San Giuseppe. Preparerò questo dolce in due fasi, perché il riso che andrò a cuocere dovrà essere ben freddo prima che vengano aggiunti tutti gli altri ingredienti. Quindi cucinerò il riso questa sera, farò raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero e concluderò il dolce domani mattina. Per questa prima fase utilizzerò 700 ml di latte, 150 g di riso, 30 g di burro, 40 g di zucchero, la scorza di un'arancia e quella di un limone, un pizzico di sale. Verso nella pentola il latte, lo zucchero, le scorze degli agrumi e il pizzico di sale. Metto sul fuoco e porto a bollore. Appena il latte sfiora il bollore, tolgo le bucce di agrumi e aggiungo il riso. Giro di tanto in tanto, soprattutto verso la fine, perché tenderà ad attaccarsi sul fondo della pentola. Faccio cuocere fino a quando il riso è ben cotto e avrà assorbito tutto il latte. Ci vorranno circa 25-30 minuti. Prima di spegnere aggiungo il burro. A cottura ultimata trasferisco il riso in una ciotola capiente e lascio raffreddare prima a temperatura ambiente e poi in frigorifero per tutta la notte. Dopo aver lasciato il riso in frigorifero per una notte intera, concludo la ricetta. Per questa seconda fase mi servirà un uovo intero, 50 g di farina e 7 g di lievito per dolci. Unisco il lievito alla farina. Separo il tuorlo dall'albume. L'albume lo metto in una ciotola capiente perché lo dovrò montare a neve ben ferma. Il tuorlo invece lo aggiungerò al riso cotto. La classica ricetta delle frittelle di riso di San Giuseppe prevede anche l'aggiunta di un cucchiaio di rum. Io, non avendolo a disposizione, aromatizzerò con un cucchiaio di limoncello. Aggiungo la farina e il lievito. Concludo la preparazione del composto aggiungendo l'albume montato a neve ben ferma. Preparato il composto non mi resta che friggere, quindi friggerò in abbondante olio di semi di girasole e dopo la frittura le coprirò interamente con dello zucchero semolato. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!
Salve amici e ben ritrovati sul canale di Margi. Oggi vi proponiamo una variante della classica ricetta delle zeppole di San Giuseppe. Realizzeremo questo dolce utilizzando l'olio in sostituzione del burro. Per chi invece vuole realizzare la versione classica può consultare i video che abbiamo realizzato in precedenza, i cui link sono riportati in alto a destra e nel box sotto. Iniziamo preparando l'impasto. Utilizzeremo 500 ml di acqua, 250 g di farina 00, 100 ml di olio di semi di girasole, un pizzico di sale e 8 g di lievito per dolci che andremo ad aggiungere alla farina. Trasferiamo in una pentola l'acqua, l'olio e il sale. Mettiamo sul fuoco e portiamo a bollore. Non appena l'acqua giunge a bollore, togliamo dal fuoco e versiamo in un sol colpo la farina. Rimettiamo sul fuoco a fiamma bassa e giriamo continuamente fino a quando l'impasto si stacca dalle pareti. Dopo aver spento, facciamo intiepidire l'impasto. Trasferiamo il composto in una ciotola e con l'aiuto di un frullatore integriamo 5 uova. Queste ultime andranno aggiunte una alla volta. Ottenuto il composto, lo trasferiamo in una sacca a poche con beccuccia a stella e realizziamo le nostre zeppole. Adesso non ci resta che infornare in forno caldo a 170 gradi per circa 30 minuti.
L'impasto che abbiamo preparato è adatto non solo per le zeppole al forno, ma anche per quelle fritte. Quindi friggeremo in abbondante olio di semi e aggiungeremo anche una noce di strutto. Il tutto verrà concluso con un po' di crema pasticcera. Per la ricetta della crema pasticcera vi riportiamo il link in alto a destra e in basso sotto. Ebbene amici, se questa ricetta vi è piaciuta vi invitiamo a lasciare un like, un commento e ad iscrivervi al nostro canale. Come sempre vi ricordiamo che per rimanere aggiornati sulle nostre ultime novità è sufficiente effettuare l'iscrizione al canale e cliccare la campanellina che trovate in basso a destra. In questo modo riceverete una notifica ogni qualvolta noi pubblicheremo un nuovo video. Vi aspettiamo numerosi!